Parlando come dal basic, le mescole sono fatte da una matrice polimerica, da un filler, che vuol dire la carica che devi mettere nella matrice polimerica per renderla più rigida, e poi lo zolfo con degli acceleranti, cioè degli agenti chimici, che durante la vulcanizzazione creano questi legami tra le catene polimeriche della matrice col filler, e quindi che fanno passare la mescola dal comportamento viscoelastico in quanto cruda a quello elastico di quanto è cruda. Allora, se uno stabilisce il taglio della matrice polimerica, e cioè quanti polimeri vuoi usare per quella mescola, e quindi vuol dire gomma naturale, produzione SPR, quindi gomma sintetica, un po' di butadiene, stabilisce il taglio polimerico, e questo vuol dire concetto di mescola, stabilisce la carica da mettere, quindi quanto carbon black, quanto silice, misto tutte e due, oppure full silicon, no. Stabilito questo, anche con l'acceleranti e con lo zolfo, poi alla fine tunare quello che è il modulo della mescola. Quindi uno ha un concetto base unico per questo tipo di mescola, e poi a secondo del filler o dello zolfo riesce a tunarlo per i differenti disegni di strada. Uno ha parecchie variabili quando progetta una copertura, cioè quello del disegno battistrada, delle strutture e della mescola. Sono variabili indipendenti, però nel momento in cui se ne fissa una, tutte le altre diventano dipendenti da quella fissata. Noi abbiamo deciso di fissare il disegno battistrada per i differenti terreni, e quindi dopo le strutture sono state adattate al disegno battistrada, e infine la mescola è stata adattata con il disegno battistrada, ma mantenuto, diciamo, un ceppo unico, ceppo di base, che è quello che ho descritto, tunandola poi con gli ingredienti che otterrete, con il quantitativo degli ingredienti, per renderla più rigida o meno rigida. Ad esempio, più rigida per le versioni soft, e invece meno rigida, più soft nelle versioni dove già di per sé come disegno e come strutture sono più rigide. Invece stiamo costruendo un brevetto perché c'è un fill molto particolare utilizzato per la matrice polimerica, che permette di avere un'altissima resistenza alla rottura, quindi quello che abbiamo chiamato la TIA resistance, e permette di valorizzare il wet grip dato dalla silice che poi viene utilizzata normalmente. Quindi grazie a questo ingrediente che abbiamo fatto un bel passo avanti.